Sulla sua funzione di dolcificante ci sono veramente pochi dubbi. Del resto lo zucchero lo usiamo proprio per rendere più dolci alimenti e bevande in modo quasi insostituibile. Ma un infermiere originario dello Zimbabwe, Moses Murandu, ha un'altra teoria che sta sperimentando nell'ospedale di Birmingham in Gran Bretagna. Secondo Murandu, lo zucchero avrebbe infatti un'altra funzione molto più utile in termini clinici. Sarebbe un curativo, un elemento capace di curare le ferite, anche quelle più resistenti agli antibiotici. Questo perché lo zucchero avrebbe la capacità di attirare l'acqua, evitando in questo modo la moltiplicazione dei batteri in essa. Stando a quanto riporta la BBC, i primi esperimenti condotti su 35 individui avrebbero dato risultati sorprendenti, dimostrando addirittura una più veloce ripresa dopo aver riportato delle ferite. Eppure il metodo di guarigione consigliato da Murandu è semplicissimo, addirittura casalingo. Basta applicare su una ferita un po' di zucchero e poi avvolgere tutto in una benda. La diminuzione dei batteri comporta inevitabilmente una più rapida guarigione. E pensare che tutto questo Murandu l'ha sperimentato proprio in Africa per la mancanza di medicine. Anzi, lo zucchero troppo costoso era spesso un bene introvabile, per cui la maggior parte delle volte Murandu ricorreva al meno efficace sale marino.